ragazzuoli, buongiorno. Siamo in quel di Recoaro Terme. Stiamo facendo il passo Zon fino a Staro, dove prenderemo la Malunga e andremo su al Papa. Oggi la compagnia è quasi tutta la famiglia al completo e la special guest di oggi è il Cap. Allora, stiamo salendo indicativamente lo scollinamento per Pian delle Fugazze. È là dove c'è l'ossario e mi dicono che la Malunga è anche bella dura. Inizia ora la Malunga, ora cominciamo a divertirci circa. Guardate che strosetto che ci porta su all'ossario del Pasubio. Figata atomica, eh. Tutto dentro il bosco così. Bam! Ossario, il che vuol dire che comunque la salita è finita appena dietro lì e il Papa è là circa, quindi vabbè, come al solito in mezzo alla nebbia. Dunque, siamo arrivati a Pian delle Fugazze con un'ora e un quarto, 15 km circa e più o meno 900 metri di dislivello. Forse la perturbazione qua, la nuvola si sta spostando. Ora scendiamo fino a Ponte Verde e andiamo a prenderci dal Passo Sommo la strada degli Scarubi. Bellissima questa strada, sempre una figata. Come sei, Cap? Siamo ancora molto bassi per i miei standard. Dopo una settimana di bikepacking. Sì, diciamo che oggi mi pare di guidare una specialissima, dato che fino a ieri la bicicletta pesava 22,5 kg. Amici, senza neanche renderci conto, siamo al Passo Sommo, che vuol dire acqua. E poi purtroppo lì vedo un cartello bruttissimo, strada degli Scarubi. Ma? C'è un ma. Aspetta, attenzione. Faremo le 52 gallerie. Sì, facciamo le gallerie noi salendo, sì. Facciamo un po' di portage. La montagna è un posto intimo, c'è sempre poca gente, non si trova mai traffico. Ho idea invece che cattiamo qualche dun su parte qua. Lì iniziano gli Scarubi, c'è Schumacher qua che sta facendo manovra. In teoria dovrebbero essere circa 700 metri di dislivello, di salita. Io penso che insomma in un'oretta, andando con calma, ce la facciamo insomma. E poi siamo a Rifugio Papa, la nostra destinazione. E io oserei dire, non sono uno di quelli che si lamenta del tempo, però per fortuna che c'è qualche bel pezzettino in ombra, perché sennò farsi 3, 4, 5 ore al sole dai 1.500-2.000 di quota, ti prendi una cucinata, ragazzi, che dopo arrivi a casa, ti togli la divisa e hai le strisce nella schiena tipo hamburger sulla griglia. Aggiornamento da metà Scarubi, non è male, non è male, anzi è una strada bellissima, qualche bel tornante, una vista spettacolare, vabbè adesso ci sono gli alberi, ma bello bello. Poi super compagnia, bello, sempre una figata farsi giri in compagnia, io sono sempre da solo purtroppo. Ragazzi, da brividi, non sono uno che di solito si ferma nelle salite, ma qua veramente ti toglie il fiato sta roba, giornata top. Siamo a 1643. 20-30 km, 2 ore e mezza, 1650 di dislivello. E si sta da Dio veramente, ci sono 25 gradi. L'umidità, come vedete, è un po' più giù qua. La fine di un uomo, l'inizio di un eroe. Siamo arrivati in cima con la bellezza di 2 ore 55, 1009 di dislivello e 34 km. Benvenuti al Rifugio Papa. Come è andata, Cap? È andata male, ma adesso va meglio.
Ragazzi, maniaghemo mania, bevughemo bevù, ciavaghemo bevù. Adesso scendiamo per la strada degli eroi. Tanta storia in questo video, posti di storia delle guerre, super figata. Andiamo giù con calma. Adesso immaginatevi sti pori cristi che hanno dovuto costruire queste strade praticamente a mano per riuscire a muoversi nelle montagne durante la guerra. Veramente è molto molto bello qua. E anche come dicevamo prima, sarebbe il caso di arrivare in cima e fare un po' un minuto di silenzio, diciamo, in onore loro, di chi ha faticato veramente e non ha avuto le comodità che abbiamo noi oggi. Siamo arrivati a Pian delle Fugazze di nuovo. Questo qua è la strada degli eroi. Il capo lo salutiamo perché deve andare a lavorare. Sì, sono le 4 del pomeriggio eppure. Ma lo rivediamo stasera, quindi dai, ciao capo. Andrea ha salutato, adesso abbiamo ripreso la strada, questa qui dell'ossario, e andiamo a prenderci il ponte tibetano e scendiamo per Campo Grosso, un po' più carina, un po' più paesaggistica. Guardate che situazione, ragazzi. Tocca portare la bici della mamma. Vi giuro che io non ho fatto il giro con questa. Le ultime fatiche di oggi, con la vista anche su Schio e i pianuroni là con tutta l'umidità. Che brutta storia. Noi siamo qua con 3 ore e 40, ma freschi come una rosa. Hop. Super tecnico fino alla fine qua, per arrivare al rifugio. E via che ci siamo. Rifugio Campo Grosso. Signori, alla fine ci siamo arrivati. Ora bisogna valutare se scendere dal sentiero, strada bianca, che non ho mai fatto, oppure dall'asfalto classico. Adesso valutiamo. Che belle le montagne! Ragazzi, siamo tornati a Recoaro, giro favoloso, veramente da brividi, posti incredibili, da fare almeno una volta all'anno. Non l'ho mai fatto, 22 anni, ma sicuramente non mancherò. Bravi tutti, bravo il cap, peccato che sia andato via, infatti non chiudete il video perché c'è una sorpresa per lui stasera, che ci troviamo a mangiare una pizza. Bravo il Gianji come al solito, e bravo la mamma e soprattutto anche la sua bici, che ha resistito per 4 ore 05 60 km e 2220 di dislivello. Bravi tutti. Ciao raga, alla prossima. Iscrivetevi, mi raccomando. A few moments later. Ma siccome il capo oggi è stato il primo a finire il giro, visto che ha tagliato per la Malunga e poi è tornato giù per il Passo Zon, gli abbiamo preparato, tra l'altro guardate il mio bel naso rosso, trofeo Tom 2023. Cap Tina, che sono i due soprannomi di Andrea, e stasera a cena glielo diamo e vediamo la sua reazione. È stata una cosa un po' goliardica così, in realtà, senza motivo. Allora, siamo qui oggi per fare una confidenza al mondo, perché non è stato registrato quello che è successo oggi. C'è una persona qui, di 4 che sono partite, che ha finito il giro per primo, perché ha tagliato, ma questo poi taglierò anche il video. E dunque, siamo qui per consegnare il trofeo. Abbiamo un trofeo? Il primo trofeo San Pietrino, trofeo Tom 2023, vinto da Tina. Grande Tina! Sei bravo! Perché c'è scritto 2013? No, 2023. Come hai fatto a vincerlo? In tutto questo non volevo far vedere la borsa, link in descrizione. Come ti
senti dopo aver vinto questo trofeo? È la prima cosa che vinco dopo il trofeo fake della via dei Medici.